verso di Noel, 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 Noel. E pensavo, vi ricordate l'anno scorso quella stupidaggine che hanno fatto di venire a dargli fastidio? Però se ci pensate, può essere che quello è stato l'unico momento che quel tipo che è entrato lì dentro ha avuto a che fare con Gesù. E quindi in un certo senso può essere servito, non lo so, se gli ha fatto bene non lo so, però sicuramente è stato un momento in cui ha avuto a che fare con Gesù, ci ha dovuto pensare per fare un danno, una stupidaggine, ma ci ha dovuto pensare Cristo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su queste immagini sacre, discenda su di noi, sulle nostre famiglie e con noi rimanga sempre. Amen. Amen. Bene, adesso l'applauso ci adesso sta. Adesso. Anche quest'anno ha dedicato tempo. Buonasera a tutti, sono Mirko Serfilippi, sono il vicepresidente dell'associazione San Filippo nel Mondo. E qui adesso ci troviamo a San Filippo sul Cesano per l'inaugurazione del presepe 2018. Quest'anno, rispetto allo scorso anno, abbiamo cambiato tema e abbiamo ricostruito una stalla recuperando oggetti del passato da delle famiglie qui locali che ce l'hanno date e messe a disposizione per realizzare questo presepe. Abbiamo fatto delle statue a grandezza naturale, costruite con il legno e poi colorate da noi. Tutto questo grazie alla collaborazione dei ragazzi della sezione San Filippo nel Mondo. Le statue, per esempio, sono state disegnate e colorate dal maestro Eddie. Io invece, Loris Brunetti, Alessandro Brunetti, Silverio Schiaroli e Renato abbiamo creato la struttura. E siamo andati prima in giro nelle famiglie del paese a recuperare vari oggetti del passato, materiali, legnami, e poi abbiamo costruito tutto. Alla sera, dopo cena, siamo stati qui anche al freddo, però diciamo che la passione per queste cose, per diciamo, la vita sociale del paese, ci ha dato la forza per poterlo fare. Questo presepe da oggi, da questo momento, rimane aperto per tutte le festività, senza orari, è sempre aperto, e quindi invito tutti a venirlo a visitare e magari lasciare anche una dedica nel libro che abbiamo messo al suo interno. Con questo saluto tutti e vi auguro buone feste da parte mia e dell'Associazione San Filippo nel Mondo. To certain poor shepherds in